Nome, cognome e professione. Mario Attalla, pubblicitario. Qual è stato il suo percorso di studi? È stato pessimo, però ho fatto il liceo classico che mi ha ispirato nelle scienze umanistiche. Differenza fra come il cinema racconta un'agenzia pubblicitaria e come in realtà? Il cinema mostra sempre il lato positivo, divertente e anche dell'orgoglio del pubblicitario. Nella realtà è un pochino diverso, i momenti sono alti e bassi. E ovviamente la realtà è sempre un po' meno edulcorata di come la presenta il cinema. Noi Color siamo qui per le nostre passioni, la sua è mica la moto. La mia è la moto da quando avevo 12 anni, che ho guidato il primo motorino di nascosto dai miei genitori e adesso non ho bisogno di nascondermi. La pubblicità nel futuro, secondo te come si svilupperà? Ma il futuro adesso in pubblicità cambia ogni giorno, nel senso ogni giorno è già futuro, perché da quando c'è stato l'avvento di internet ovviamente si sta espandendo, è come un universo in espansione e ogni giorno sperimentiamo nuove modalità di comunicazione. La vera differenza forse è che adesso i consumatori e le marche si parlano, si possono parlare direttamente, quindi il consumatore ha acquisito un potere che fino forse a 10 anni fa non aveva. Ci puoi raccontare la tua esperienza in Grey? Fantastica ed entusiasmante, perché da 5-6 anni stiamo dando una nuova vita all'agenzia. Ed è un progetto molto ambizioso che richiede molta passione, molta determinazione e molta volontà, con un gruppo di ragazzi fantastico che ogni giorno che entro in ufficio mi danno la carica per andare avanti in mezzo alle mille difficoltà che ogni mestiere comunque ti presenta. Uno slogan per vendere la professione pubblicitario? Non mollare mai.